partire dall'aprile del 2010 rappresenta uno tra i più gravi disastri ambientali mai verificatisi a livello mondiale. Se la stessa cosa dovesse accadere all'interno di un mare chiuso come il Mar Mediterraneo, la vita di decine di milioni di cittadini europei e non verrebbe irrimediabilmente compromessa. Eppure in Italia, come denunciato da Legambiente, in virtù di una scriteriata politica energetica si assiste a un incredibile incremento sia delle istanze che dei permessi di ricerca concessi dal Ministero per individuare ed estrarre risorse petrolifere che basterebbero per coprire il fabbisogno energetico italiano per poco più di un anno. È evidente che il gioco non vale la candela. A questo si aggiunga la preoccupazione per il fatto che la BP ha annunciato un accordo con la Libia per l'estrazione offshore a poco meno di 500 chilometri a sud della Sicilia. Auspico che la Commissione, con questo provvedimento ormai prossimo, si impegni a difendere la vita nel Mediterraneo dall'assalto di multinazionali e di governi compiacenti e incuranti del bene collettivo. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αλφάνο. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Μπρόνς, παρακαλώ. Mr. Μπρόνς. Resolutions looking at one problem, that of the risks of deep water drilling, in isolation from the related